Mister Marcelo Frankowiak, sei arrivato da qualche giorno, stasera prima partita, primi due set difficili, poi però la squadra è uscita con la tecnica, col gioco, col cuore, con la voglia di vincere. Penso che Coscio ha parlato bene, che il pallavolo soprattutto è la tecnica, eh? Però dobbiamo fare anche con il cuore, eh? E con la testa. E in questo momento non ha molto a fare, non abbiamo tempo di troppo fare. E questa vittoria per me è molto importante perché sono arrivato, perché è molto importante per il gruppo, però anche molto importante per Antonio, perché Antonio lavora troppo bene, io rispetto mo molto il lavoro che lui fa e mi ha aiutato tanto dopo che sono arrivato qui. E dobbiamo parlare di un grande mister questa sera e questa settimana scorsa, lui deve essere Grazie. veramente postato in la lumiere, eh? Come parlo, no? Perché lui io puoi dire io può dire Posso dire? posso dire, grazie, che tra scuola brasiliana e italiana ha tante cose simili. Però ha una capacità di conoscenza del pallavolo, del numero, di tecnica, di cosa, di un lavoro di studio, come parlo? Studio. Studio, sì, e Antonio fa questo di una forma bravissima. E sì, io sono contento, penso che ha fatto così così sulla panchina questa sera, però il risultato di questa vittoria, Antonio è anche proprietario. Grazie mille, obrigado. Mister, avvicinati al microfono, mister Valentini. Insomma, alla fine la squadra ha dimostrato, così come è stato mercoledì con Monza, di riuscire a risalire. Stavolta è arrivata la vittoria, finalmente diremmo. Cos'è che ha fatto la differenza per la Tornocelli o Ma per arrivare alla vittoria? intanto Contestualizza, ci ecco. tengo tanto a ringraziare Marcello per le parole bellissime che mi ha detto, quindi ti ringrazio tanto. Di nuovo oggi ci siamo trovati in una situazione un po' simile a quella della partita con Monza, quindi in vantaggio di due set. Di nuovo abbiamo visto una squadra che ha fatto, insomma, una grandissima reazione. Il tie break fortunatamente è andato meglio, siamo riusciti alla fine a vincerlo, però abbiamo visto di nuovo una squadra che magari è iniziato la partita un po' lentamente e poi è cresciuta tanto nel corso dei set, in modo particolare nel fondamentale dell'attacco. Questo credo che sia un dato molto importante, così come un dato importante è quello che in 5 set abbiamo subito solamente, ne parlavamo prima con Marcello, abbiamo fatto solamente 4 errori in attacco, quindi questo credo che sia un argomento importante. La squadra deve continuare a crescere, dobbiamo continuare a lavorare, nonostante ci sia comunque poco tempo. Di nuovo noi adesso giochiamo in anticipo con Latina, quindi il tempo è molto ridotto, però con quel poco, insomma, di tempo che abbiamo dobbiamo fare il massimo per riuscire a fare sempre meglio in questo girone di ritorno. Io a Marcello volevo chiedere, vedendo l'inizio 0-2, ha tenuto il peggio, vedendo gli iniziali due set persi, ha temuto il peggio che potesse andare male? Penso che il giocatore che ho parlato prima ha detto che era una squadra nervosa, una squadra tensa, una squadra che se vediamo con situazioni che magari dopo una situazione troppo difficile in sequenza, questo sia normale, e noi abbiamo l'opportunità almeno di fare
due prima set, per me era normale, e dopo la situazione in terzo era ancora peggiore con 19 a 17, grazie Antonio. E però in questo momento la cosa che sono arrivata molto interessante, una decisione del libro che fa una difesa fantastica, un attacco di Paci, un ace di un altro giocatore, e Yaki che entra che fa bene, e Luca, un ragazzo bellissimo che porta anche un sorriso, una volontà, e poco a poco penso che possiamo fare di più, meglio. Dobbiamo lavorare e penso che possiamo fare piccoli cambiamenti sopra decisioni in recezione, sopra decisione in battuta, sopra decisione in contrattacco. Era duro per noi sulla panchina in quinto set vedere che Patch è qui per fare la decisione in contrattacco, in palla difficile, e non ha ricevuto solamente la quarta o quinta palla a lui. Questo è difficile da comprendere. Buono, questa è la situazione. E sono contento e spero molto, sinceramente, parole in italiano, sinceramente che possiamo questa prossima settimana e dopo lavorare bene, lavorare e fare piccola adattazione in lavoro, e però era molto importante, e penso che i ragazzi era importante per lei.